mondo ha bisogno di perdono. Troppe persone vivono rinchiuse nel rancore e covano odio perché incapaci di perdono, rovinando la vita propria e altrui piuttosto che trovare la gioia della serenità e della pace. Oggi vogliamo raccontarvi la storia di Lorenzo. Lorenzo era un ragazzo sempre allegro, sempre positivo. Io me lo ricordo proprio sempre sorridente. Lui diceva che era un ragazzo felice. Carolina Porcaro è la mamma di Lorenzo Censato, il giovane ucciso a 18 anni con un coccio di bottiglia da un ragazzo ecuadoriano 17enne, a Sovico, in provincia di Monza e Brianza, il 10 agosto 2011, il giorno del suo onomastico. Il giovane Lorenzo, trafitto, cade per terra, dissanguato. L'ecuadoriano scappa e si nasconde in un giardino. Viene trovato dai carabinieri e viene portato in caserma. La gente che è accorsa sul luogo ed ha saputo quanto accaduto vuole assaltare la caserma per la rabbia. Mentre calcava l'odio nei confronti di questo extracomunitario, la mamma di Lorenzo ha avuto la forza di pronunciare la parola perdono. L'odio bisogna metterlo da parte. Mi sono sentita come ai piedi della croce, come la Madonna si è sentita ai piedi della croce quando le hanno ucciso il figlio. Tanta sofferenza. Ci sono sbagli anche importanti e bisogna saper accettare che questa persona ha sbagliato, ma che può recuperarsi, e quindi col perdono gli puoi dare una mano a questa persona. Io me lo auguro, che anche lui avrebbe voluto questa cosa. Per l'animo che aveva, secondo me sì. Anche se è difficile. Comunque mi auguro di sì e sono convinta che il mio perdono lo sta aiutando. La mamma di Lorenzo ebbe la forza di pronunciare la parola perdono, dicendo: vorrei incontrare il ragazzo che mi ha tolto Lorenzo. L'odio bisogna metterlo da parte. Signor Sindaco, la signora Carolina oggi ha dichiarato, ha detto che bisogna mettere l'odio da parte. Diciamo che ha detto parole difficili in un momento drammatico, e questo va dato atto della sua sensibilità di genitore e di persona che ha saputo esprimere pensieri condivisibili in un momento, diciamo, in cui è impossibile essere lucidi e razionali come lei ha fatto questa mattina. Devo dire, questo fa da contraltare quanto invece è successo ieri sera presso la caserma di Via Somma, dove invece c'erano gruppi di persone che avevano ben altre, come dire, intenzioni, e forse avranno avuto poco rispetto invece al dolore dei genitori e alle parole che oggi sono state molto più importanti per ricordare Lorenzo e per i suoi amici. Composta nel suo immenso dolore, Carolina Porcaro non prova rancore per quel giovane di 17 anni che in un istante le ha portato via un figlio. Mamma Carolina è una donna forte.
Era proprio il giorno di San Lorenzo e io gli avevo proposto, mentre si stava pranzando, di andare a giocare a minigolf con le sue cugine. Invece lui mi aveva detto che aveva un appuntamento con i suoi amici e che non, quel giorno non si poteva assolutamente fare questa cosa, che si poteva fare sicuramente più avanti. E niente, è uscito con gli amici pomeriggio presto e poi dopo poche ore, forse un paio d'ore, mi è arrivata la notizia che era successo tutto. E diciamo che è stata una cosa abbastanza tremenda, nel senso che da una banale discussione che hanno avuto lui e un altro suo coetaneo, che tra l'altro era più piccolo di lui, perché lui aveva 18 anni, mentre questo ragazzo ne aveva 17. E da questa discussione si sono alterati e questo ragazzo ha preso la bottiglia che c'era lì, l'ha rotta e purtroppo è diventata un'arma. E nella colluttazione io sono sicura che non lo volesse uccidere, però purtroppo il colpo è arrivato alla gola e si è recisa la carotide. E in pochi minuti è morto dissanguato Lorenzo. Carolina sostiene che il perdono non è una generica e tollerante pacca sulla spalla che lascia sempre più soli. La giustizia deve fare il suo corso. Ma cos'è la giustizia se non un cammino di redenzione? Mio figlio non me lo ridarebbe indietro, né il rancore e né la vendetta. Perdono per me è stata una conseguenza, diciamo, del mio carattere, del mio essere, perché a parte un percorso di fede che ho fatto da tanti anni e devo dire grazie a Lorenzo che mi sono avvicinata alla fede, ai sacramenti, alla Chiesa, proprio per un cammino che abbiamo fatto insieme, perché lui quando ha iniziato ad andare a scuola, ad andare alla scuola materna, così aveva un po' di problemi a stare un po' fermo e quindi con i compagni, così, e i genitori vengono chiamati a rapporto, no? Suo figlio ha fatto questo, suo figlio ha fatto quello. E io rimanevo un po' male, e per riuscire ad affrontare le maestre, gli altri, così, ho avuto bisogno di un percorso, di avvicinarmi alla fede. Ma i sogni di Lorenzo in quel momento erano quelli di riprendere la scuola che aveva lasciato purtroppo a gennaio. E era un bel sogno perché voleva iscriversi a una scuola di agraria, sarebbe diventato un giardiniere, però non ha fatto in tempo. Abbiamo solo vista la scuola perché siamo andati insieme ad iscriverci e le avevo proprio detto: guarda Lorenzo, che questo è veramente un'occasione da non perdere, perché era una scuola dentro nel parco di Monza e sembrava proprio di entrare in un paradiso. L'ho detto proprio così.